galattico inoltrato, non certo terminato, a un fenomeno di evoluzione direi molto accentuato e che sta raggiungendo in un certo senso la sua fase più alta, forse anche più pericolosa. In ogni caso, pericolosa perché corrisponde a questa eccessiva, direi, presenza di questo psichismo, il decadimento dell'evoluzione biologica, il decadimento quindi della razza umana in se stessa, quest'anime è oggi, dicevo, costituite da tutto il complesso psichico o gran parte di esso. E questo complesso psichico che costituisce l'anime è mortale, è soggetto cioè a morte. Esaminiamo un altro aspetto della questione. Quando uno spirito si incarna oggi, porta con sé un'anima, una parte dell'anima. Perché una parte? Perché essendo già vissuto altra volta, gran parte di questo inviluppo psichico si disperde, e si disperde, come già vi ho detto, tutto ciò che non interessa più l'evoluzione di quello spirito. Uno spirito lasciato il corpo è un essere completamente diverso da ciò che era in terra, con interessi diversi, con prospettive diverse, e dunque egli conserva solo ciò che gli è utile dal punto di vista evolutivo e che potrà essere ancora utilizzato. Tutto il resto si disperde, entra in quel gioco, direi, polipsichico, che ora non tocca questo argomento. Ma in ogni caso gli resta la parte fondamentale e la parte necessaria. Quando rientra in un altro corpo, può accadere che questa minima anima che ha intorno non sia più sufficiente, anzi certamente non è sufficiente. E allora se la deve ricostituire un'altra volta, cioè se la deve ricompletare. Voi sapete che però questa parte di anima lo spirito se la conserva unicamente quando deve permanere nell'orbita dell'esperienza. Altrimenti, se deve lasciare completamente questo tipo di esperienza, abbandona totalmente l'anima e non gli interessa granché, perché gli elementi più significativi dell'anima sono stati già trasferiti nello spirito come marchio di conoscenza. Dunque lo spirito può benissimo liberarsi di quest'anima. Se non lo fa completamente è perché, vivendo ancora in una sfera di attrazione di tipo umano o di esperienza proprio mentale di tipo umano, può ancora interessargli mantenere un collegamento con la realtà, e questi residui di anima gli servono proprio per il collegamento della realtà, perché se li perdesse, come abbiamo visto prima, non avrebbe più alcun riferimento con la realtà. Ma se deve ritornare in terra, ciò che gli è rimasto non è più sufficiente. E allora a questo punto le possibilità sono diverse, naturalmente, ma la più elementare possibilità offerta allo spirito è questa: lo spirito decide di venire in terra. Tralasciamo la parte, diciamo, un po' burocratica di questa incarnazione, egli si trova di fronte a un probabile corpo, cioè si trova di fronte alla fecondazione di un ovulo, e sa di preciso che lì comincia la vita. In quel preciso momento il gioco è fatto, lo spirito decide per il sì o per il no, e poi difficilmente può tirarsi indietro, può sempre farlo, ma in ogni caso la decisione è presa in quel momento. Però questa decisione non è ancora vincolante del tutto. Io dissi una volta, nel momento della fecondazione di un ovulo, lo spirito non c'è in pratica, diciamolo pure,
e non c'è neppure ai primi giorni, e non c'è neppure al primo mese. Noi diciamo che in effetto lo spirito comincia a prendere coscienza, ma il prendere coscienza qui significa comincia a prendere contatto reale con il proprio corpo al terzo mese circa di gestazione. Vedete, al terzo mese circa di gestazione accadono di solito le cose più straordinarie. La prima è che lo spirito può ritirarsi. Può ritirarsi e il feto muore, naturalmente. Oppure il feto non muore e si può sostituire un altro spirito, ma questo è già più difficile, però. Perché è pur vero che lo spirito prende contatto con il feto al terzo mese, ma è un contatto più reale. In realtà il contatto è stato preso all'inizio, cioè è stato preso in genere nei primi 20-30 giorni. Beh, ecco perché anche da un punto di vista morale la liceità dell'aborto entro questi limiti è salve. Cioè entro questo termine all'incirca veramente si tratta di pura e semplice materia. Lo spirito non c'è, e anche se c'è non ha alcuna importanza, vero? Mentre dopo, dal terzo mese in poi, diventa sicuramente un omicidio dal punto di vista morale, perché al terzo mese accade una cosa straordinaria. E la cosa straordinaria è questa: che lo spirito si costituisce un'anima o si completa l'anima, prelevando gli elementi più sufficienti per quest'anima ancora un po' rudimentale, poi intendiamoci bene, perché la costituzione poi si completa alla nascita, vero? E cioè, come voi ben sapete, poi si costituisce con gli elementi psichici, educativi, formativi, eccetera, va bene. Ma l'anima come vero circondario dello spirito, cioè come ovulo dello spirito, si costituisce al terzo mese. E da che cosa viene fuori questi elementi? Vengono fuori da quelle forze psichiche che sono a livello cellulare in parte, e cioè del futuro padre e della futura madre, trasferiti per via genetica, secondo questo psichismo genetico che viene trasmesso direi biologicamente. E questi elementi lo spirito li rielabora congiuntamente alle decisioni morali dell'incarnazione, cioè al programma, l'ingloba, l'anima si costituisce e lo spirito comincia ad addormentarsi. Comincia ad addormentarsi e cade in quel letargo prenascita che è quasi in tutto simile al letargo post-morte. Cadendo in questo letargo, voi capite benissimo che un intervento, per esempio, abortivo diventa un dramma per lo spirito. Cioè, veramente, lo spirito viene colpito, e viene colpito senza potersi difendere. Gli viene interrotta un'esperienza, con tutte le conseguenze, perché in quel caso egli deve liberarsi di quest'anima, il risveglio avviene automaticamente, si capisce, sottratto al vostro criterio, ma in ogni caso si provoca, se non un danno, perché in effetti un danno spirituale non è in grado di provocarlo mai nessuno, si provoca un dissesto di natura spirituale incarnativo, cioè l'uomo va al di là della propria liceità, il proprio diritto di libertà, salvo anche in questi casi per certe cose speciali, come nel caso di salvare la madre oppure una donna che non può assolutamente partorire. In quei casi la liceità morale direi si salva per altre cose. Dunque, ma lo spirito che si trova in questa situazione di letargo